A San Marino, bar e ristoranti chiusi fino al 7 gennaio. Dopo giorni sofferti, arriva anche in Repubblica la stretta anti-Covid. Il governo ha infatti emanato un nuovo decreto, adottando una linea più restrittiva di quanto preannunciato. Da Palazzo Pubblico si annunciano interventi economici di sostegno per i settori più colpiti, come ristoranti e alberghi, attività commerciali e imprese artigianali. È diventato necessario, spiega il Congresso di Stato, introdurre misure in grado di far scendere la curva dei contagi in questi giorni in salita e allo stesso tempo di evitare il rischio di una permanenza a lungo termine in quella fascia C-italiana che avrebbe causato l'isolamento della Repubblica e danni irreparabili all'economia sammarinese. Da ieri il Titanio è stato reinserito dall'Italia nell'elenco A, quello che non prevede limitazioni negli spostamenti oltre confine. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio è vietato, secondo quanto recita il decreto, ogni movimento da e per la Repubblica di San Marino, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, ovvero situazioni di necessità. Nelle stesse giornate è possibile anche muoversi da e per la piccola Repubblica per la visita a parenti o amici nella fascia oraria dalle 5 alle 22. Bar e ristoranti resteranno chiusi dalle 18 di oggi alle 5 del 7 gennaio. Restano consentite invece le consegne a domicilio, il servizio d'asporto e le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari o di prima necessità. Restano chiuse nei giorni 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio. Chiusure che si applicano anche in mercati tradizionali, inclusi quelli del Natale delle Meraviglie.